Ciao a tutti e bentornati a Salty Gaming, siamo tornati qui su South Park e continuiamo la nostra piccola storia. Allora, vi ricordate, gli amici della libertà si sono fusi con gli amici del procione. Ora facciamo tutti parte del grande gruppo degli amici della libertà per combattere il crimine tutti insieme. Noi siamo tornati a casa, abbiamo visto i nostri genitori che hanno litigato, vabbè, come al solito, vabbè, ma questo non è un problema. Ora ce ne andremo direttamente da Cartman. Ma... che cazzo... che cazzo è successo? Ok, la camera dei nostri genitori sembra a posto, però... c'è del sangue dappertutto. No, dai, raga, guardate che cazzo... ma che cazzo è successo? Sì! Vabbè, raga. Ci hanno scannato 60 maiali qui dentro, ci hanno scannato. Vabbè, non so... adesso le notizie per cominciare al meglio la giornata! Buongiorno South Park! L'attacco alla stazione di polizia di South Park della scorsa notte ha gettato nel panico tutta la città. I prigionieri sono a piede libero e i poliziotti all'ospedale. E un membro della giunta ha da poco annunciato la sua candidatura a sindaco della città. Tutta South Park deve sentirsi al sicuro. Al sicuro da vigilanti che vanno in giro scorreggiando sulla gente. Insieme possiamo liberarci dal terrorismo anale che ci è stato imposto. Il mio nome è Mitch Conner. E lancio questo messaggio. Ok, diciamo che le cose stanno sfuggendo un po' di mano. Beh, no, oddio, forse questa era la battuta peggiore che potessi fare. Torniamo nei nostri panni da supereroe e vediamo effettivamente che cosa dovremmo fare. A volte ti senti come se non sapessi cosa fare dopo? Come se fossi senza direzione e non capissi neanche cosa sta succedendo? Figliolo, è perché stavi provando a cercare te stesso nel modo sbagliato. Capire la tua sessualità, la tua razza, la tua etnia non è nulla in confronto a conoscere chi sei spiritualmente. Vai al laghetto, figliolo. Lì troverai qualcuno che potrà finalmente aiutarti a trovare te stesso. Ok, sta cosa mi sta inquietando un pochino, ma... nessuno vuole parlare del fatto che ho i genitori che sono stati ammazzati. No, i ninja, che coglioni. Che sono stati appena ammazzati? No, oddio, questo è un topo d'oro, sicuro. Ti ho osservato. Potremmo aiutarci a vicenda. Conosci i super migliori amici? Beh, io sono... Seaman! Un potente supereroe che ha il superpotere di parlare coi pesci e nuotare. È... Seaman! È Seaman! I tuoi poteri non sono passati inosservati. In questo momento c'è un pesce gay che vuole aiutare sua madre ad andare in paradiso. Vorrei aiutare il pesciolino gay, ma gli altri super migliori amici non hanno tempo. Mi aiuti? Allora nuota insieme a me fin negli abissi. Le mie difese subacquee ti proteggeranno. E così il novellino si è tuffato nelle acque protette da Seaman. Seaman! Giù dove il pesciolino gay ha la sua casa. Non piangere, pesciolino. Sono qui con i soccorsi. Grazie, Seaman. Aiuta mammina ad andare in paradiso. Seaman, e sì, posso. Questo ragazzo ha poteri incredibili. Ok, e se ci riuscirete, vi darò 3 milioni di dollari e dei gioielli. Toccate la mia pinna colorata e saremo trasportati dove potremo aiutarla. Seaman e il suo aiutante toccano la pinna del pesce gay e vengono trasportati nel Valhalla, dove un altro pesce cavalca un unicorno. Sono qui, mamma. Sei tu, tesoro mio? Sono io. Ti manderemo in paradiso, mamma, questo ragazzino qui per aiutarci. Ok, tesoro, come dici tu, mio bel pesciolino gay? L'aiutante di Seaman aiutò la mamma del pesce gay a volare in paradiso con una scia di scoreggia arcobaleno di unicorno. Ancora? Mi chiamo Seaman. Questa parte cosa è assurda. In paradiso, mamma. Cioè, è proprio no senso. Ok. Okay, nessuno ha mai visto funziona? Niente del genere prima. Pensi che sia normale? È così eccitante. Oddio, ragazzi, sto sentendo male, Frank. Ma anche se la mamma del pesce gay si avvicinava al paradiso, la strada diventava più insidiosa. La vedo che è più insidiosa. Oddio, ragazzi, è una stronzaggine assurda sta cosa. Dovremmo registrare questo evento, metterlo su un disco d'oro e mandarlo nello spazio per gli alieni. Devo stare super concentrato, raga.
Oh, oh, stai andando così veloce. Così andrò prima in paradiso. Sì, ma una cinquina. È una delle cose più incredibili di tutti i tempi, di tutti i tempi. Oddio, raga, mi si stanno a palla all'occhio. Le palle di fuoco sono tweet cattivi di chi non capisce il mio genio. Oh! Che cazzo è? Il demonio! Catastrofe! Mi sa che era un po'... cioè, era destino che dovevo morire, penso. Ma anche se la mamma del pesce gay si avvicinava al paradiso, la strada diventava più insidiosa. Oh, oh, stai andando così veloce. Così andrò prima in paradiso. No, c'è tutto. Colonne, palle di fuoco, arcobaleni scintillanti. È geniale. La mamma del pesce gay era nei pressi del paradiso quando ecco che apparve Zazu. Quel demone rappresenta tutti i miei hater. Le palle di fuoco sono tweet cattivi di chi non capisce il mio genio. È una delle cose più incredibili di tutti i tempi, di tutti i tempi. No, 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 peta! No, vedavo troppo poco. No, aia. Roba da non... Ce l'ho fatta! Grazie per il tuo aiuto, piccolino. Ti voglio bene, mamma. Arrivederci, a presto, tesoro. Sì, a presto, mamma. Aspetta, che cazzo significa? Mamma! Un attimo. Che cos'è? Hai fatto un ottimo lavoro, figliolo. Grazie, Gesù. Non tu, Semen. Lui. Sì, man. Ah, sì, giusto. Comunque, non avevi nessun motivo di aiutare questo pesciolino gay. Eppure, l'hai fatto. Doveva aiutarmi. Sono un cantante, la voce di una generazione. Vedo che stai cercando di definire la tua spiritualità, figliolo. Lascia che ti aiuti. In ogni religione ci sono il bene e il male, figliolo. Tu cosa scegli? Legale. Oddio, raga. Legale, neutrale. Caotico, madonna, caro. Chi ci sarebbe a mettere? Neutrale. Legale. Ah, legale, vabbè, sono buono e va bene. Neutrale. Vabbè, posso fare come cazzo mi pare. Caotico, il demonio, oddio, ero di quello ignorantissimo. Caotico, vaffanculo. Cattivissimo. Agnostico. Ateo, buddista, cristiano, indù, ebreo. Ebreo. Ebreo ortodosso. Guarda quanti cazzo ci sono. Satanista. Satanista. Affanculo, io essere okay, caotico satanista. Satanista caotico. Sì. Sono presente, io dovrei essere cattivissimo. Lo vuoi un selfie con Gesù, vero? Ehi, bro, che succede? Oh, è andato distrutto! È tutto distrutto! Il piano fatto da Demi! Tutto quel lavoro! È a malapena leggibile! Sono venuti di notte, eludendo la sicurezza. Jamie! Chi mai farebbe una cosa simile? Quelli delle medie, scommetto! Solo loro potrebbero farlo! No! Volevano ferirci! Questa è una faccenda personale! Ok, Siri. Messaggio video in arrivo. Riproduci il messaggio! Cos'è questo posto? Ehi, non sono i genitori del novellino! Questo è un messaggio per il procione e i suoi amici. Porca troia! A quanto pare ho con me qualcosa che il novellino vuole. Benissimo, visto che il novellino ha qualcosa che voglio io. Tanner, che figlio di troia! Vuoi fare uno scambio, novellino? Troviamo un accordo. Ascolta, giovanotto, finirai in un mare di guai se... Vai a fare in culo! Mi ha colpito! Beh, hai visto? Esci! E fai esattamente quello che ti dico. O non vedrai più i tuoi genitori. Fregati. O la cosa non finirà certo così. Dove sono, ciccione? Dove sono chi, Aquilon? I genitori del novellino. E io che ne so? Perché sei stato tu. Hai preso i suoi genitori perché non ci volevi negli Amici della Libertà. Non è vero, voglio questa mega serie più di chiunque altro. Diteglielo voi. Ti do 5 secondi, Cartman. Sono dalla tua parte. Novellino, tu mi credi, giusto? Oh, Jamie! Proverò la mia innocenza. Prendiamo quel ciccione. Cazzo ha fatto? Cosa ti ha detto?
Raga, voglio fare una cosa, voglio cambiare totalmente stile del gioco, totalmente proprio. È giunto il momento. Lo farò tutto forza. Allora, pugno di quello maledetto. Poi voglio l'assassino che c'ha i pugnali che sono fighi. Vai, pugnali dell'assassino. E poi marzialista, attenzione. Questo lancia un drago, un calcio drago bellissimo. Questo però si tira tutto intorno. Sarebbe malvagio. No, voglio il calcio drago. Ah, ok, però non fa tantissimo. No, il calcio drago, questo fa malissimo qua. Fai cocci proprio, voglio questo. Ok, mentre la finale. Bisognerà cambiare pure la finale, raga. Raga, questi fanno tutti danni al singolo bersaglio. Allora a sto punto pio questa qui, pio. Che fai danni con la pala. Vai. Raga, intanto che penso di aver capito dove dobbiamo andare, ho trovato un costume bellissimo. Bellissimo. Da finto Batman. Quanto è spettacolare, raga. Però non ce l'ha le mani, invece mettiamo questi qui. No, quanti neri, ok. Però questi ci starebbero bene, questi qui sono più fighi, dai. È bellissimo, raga. Poi adesso con i poteri da botte ci sta proprio azzeccato, ci sta. Eccomi, ragazzuoli. Dove sono tutti gli altri? Non ha importanza, non c'è tempo. Andiamo a prendere il culacchione. Va bene, 1, 2, 3. Oh, madonnina, guardate. Bene, bene, bene. Ma guarda, gli amici della libertà è il nuovo arrivato. Cosa hai fatto ai genitori del novellino, ciccione? Per ora niente, ma quando avrò finito con voi non posso dire che saranno al sicuro. Ne ho abbastanza, è ora di farla finita. L'unica cosa che finirà sei tu, Misterio. Non vogliamo combatterli, ora metti giù quella mano e smettila di giocare. Dobbiamo fermarlo, gente, a tutti i follower del novellino. Anche con il loro aiuto non puoi fermarmi, staremo a vedere, bastardo. Cartman, vuoi che uccidiamo Mitch Connor? Lo uccideremo, cazzo! Ok, raga, questa è la resa dei conti. Sconfiggi Mitch Connor. Sì, va bene così. Fermiamo Mitch Connor! Cercate solo di non colpirmi! Ci proverò, Cartman. Ci proverò, ma non ti assicuro niente. Mi spiace che i tuoi siano stati rapiti, Petome. Posso capirlo, anch'io rapisco le persone. Cazzo, crocione, smettila! Sono solo un ostaggio innocente. Eccomi! Vai, intanto, visto con questo stato sta, fa un po' di protezione in giro, dai. Ad avere un ottimo presentimento. Fa pure abbastanza male, l'amico. Mi sono meritato un altro turno. Oh no, ma può farlo? Già fatto. No, vabbè, ma come cazzo gli pare, turno ma come extra. Ci riesce? Aia. Mi dispiace davvero. Ok, ok, vediamo un attimo come lo potremmo trovare. Se il procione dicesse la verità. No, da qui ok, da qui ci chiappo. Vediamo di congelarlo, vediamo se posso turno. Vai. C'è un puttanaio di vita, raga. Guarda tutta la lealtà che ispiri ai tuoi ex compagni. Tu ti comporti da stronzo. Ok. No, con questo non ci chiappo. Con questo non gli posso fare niente. Il pugno glielo posso dare. Ma se chiamo lei... Ah, non fa un cazzo. Perfetto. Ma quanto pensi che siamo stupidi, Eric? Quanto pensi che siamo stupidi, Eric? Sei insopportabile, ragazza squillo. Allora, gli posso fare un abbassamento della difesa, un malus alla difesa. Nessuna ok, perfetto. Vediamo per un attimo. Ragazza squillo. Tu fa un po' di danno e comunque se da un malus alla difesa e dovrei fare un po' più di danno. Lo sappiamo che non sei veramente in ostaggio, stronzo. Intanto dai la colpa alla vittima, bello. Fa un po' di protezione. Il procione a caccia. Ma che procione a caccia? Aia! Ah, quello infligge shock. Ma... Ehi, lascia non il culo è dopo. Ah, rieccolo questo con queste turne extra. Aia. Sai che non sono stato io, è stato Connor. Non ci adesso il tuo movimento è ridotto, ok? Vabbè, fa, cioè, applica il status come cazzo gli pare, applica. Non ci arrivo, vabbè, però posso curare, dai. Aia. Vai, vai, curalo, curalo. Vieni, guarisci. Ok, a chi tocca? Oh, tocca a me, ma adesso te pie in pugno di quelle che proprio... Amico te... della libertà o amico del procione, danni con la tu pala. Mi piaci? Il procione e i suoi amici. Forse mi piace di più amico 4, della 4, libertà. Questo qui, questo che fa più danno fa. Vai, perché te sta cinquina? Che cazzo fai? 5, pensavo 50, fosse la mia palla. Fa certe botte, anche il novellino era una palla, quindi non conta.
Potere definitivo pronto, perfetto. Mo voglio vedere quello nuovo del nostro piccolo novellino. Ah, sono pronta a cancellare alcuni account. Vediamo un po' questo. Ottieni parata e fai infuriare un nemico. Va bene, famo questo. Ma lui si è curato pure, mi sa. Abbiamo già qualcuno con un laser in squadra. Perfetto, lui l'ha imparata. Mi fai male da solo. Prevedo 20 deboli con probabili bruciature laser. Senti, famo così, almeno li posso curare tutti e due. Tanto devo aspettare perché lui è in difesa col parato e quindi gli posso mancare finché non se la leva. Brocia artigli. Ah, tutti e tre in fila così. Piantala di far male. No, aspetta. Famo così. Io sinceramente non me l'avevo piaciuto sta brisca tutte e tre in fila. Non ne posso menare perché non c'è. No, vabbè, uguale. Ne posso menare, ma comunque sia mi sono evitato quella merdata. Allora, senti, Quig. Ok, proviamo a rifargli un po' di gelo. Comunque sia gli rifai un po' di danno. Non vedi che Mitch mi usa come scudo umano? Ma che Mitch ti usa come scudo umano? Allora io vorrei provare questo. Falli neri, novellino! Dai, vabbè, se non se leva lei non lo posso provare. Palle. Vabbè, fammi un po' di sanguinamento nel frattempo. Hai capito che sono dalla tua parte? No, non ho capito che sei dalla mia parte, voglio vedere la cazzo. Mi sembra un buon momento per un po' di mobbing. Ok. Rifammi il malus alla difesa. Super sfiga! Ehi, quello è perché ero io. Ci sta sempre fuoco, bene. Amico. Mi sento furioso, ora dico la verità. E poi fanno sempre pure un po' di danno con Aquino Man. 505. Sta prendendo fai danni con la pala pure Aquino Man, questi ragazzi. Non hanno mira. Aia. No, Connor, non va bene. Oh, e adesso vai a fuoco. Pure. Ok, si è spostato. Bene, rimane lì. Non mi culla se mi fai danno, l'importante è che il turno dopo mi fai utilizzare la mossa segreta. Su! Allora, chi è che ha messo peggio? No, nessuno. Vabbè, tanto devo curare per forza se non ci arrivo con l'attacchi. Va bene, cura. Rick cura veramente un casino, raga. Oh, mo tocca a me però, e mo so schiaffi. E dai però! Ma perché non me ce posso muovere? Comincia a incazzarmi di brutto, raga, Va. Da fa culo. Petoman, coglione, novellino, giuro, sono solo uno stagio innocente. Ma che sei uno stagio innocente? In realtà allora, non ho adesso ho risposto tutte, raga. Cioè, sto a aspettare perché voglio utilizzare quella cazzo di mossa, non gliela faccio. Mi basta un tweet per scatenare un flash mob. Allora, questa non mi dovrebbe dar problemi in teoria. Mi odierai per questo. Basta, raga, mi sono rotto i coglioni. Adesso lo utilizzo un'altra perché tanto. Cioè, con questo non riesco a arrivare vicino. Lui si muove troppo e basta, mi ho rotto il cazzo. Non è possibile sta cosa. Questa mi passa il turno. Se no così rischio pure dei crepacce. Che cosa può ridurre? Incendere questi idioti? Lo so, la furia dell'aquilone! La furia dell'aquilone, adesso mi serve che cure tu, aquilone. Salvataggio dell'aquilone! Bene. Dai una senti bella curata. E soltanto un tiranno a fuoco. Ora diffondiamo un po' di rabbia. No, se la beccano tutte e tre. No, e beh, rifamo la stessa storia di prima. Via. E non Mario, io beccato tutte e tre lo stesso attacco con sanguinamento. Oh, grazie al cielo. Rimane lì. Arriva la tempesta. Allora, tweak. Tirate indietro. Dai, oh no, zitto, forse la famo utilizzarlo. Intanto con questo. Gli famo shock. I tuoi muscoli sono un perfetto scudo umano. E mo' adesso. Sono adesso. Famoso per la mia forza. Ma dov'hai? Dov'hai? Motte tocca. Motte tocca, cazzo, sì. Oh. Guarda le pigne che gli ha dato. Ce l'avete fatta, ragazzi. Avete battuto Mitch Conner. È tutto pesto. Non lo saprai mai. Connor, no! Merda, è sparito. Andiamo, riportiamo il ciccione alla base. Quale ciccione, Aquilo? Per farlo parlare, dovremo torturarlo. La tortura a volte è l'unica soluzione. Torturare me? Perché? Alla base degli amici della libertà. La stronzone deve parlare. Di che parlate?
Sono io, il procione. Che... Scopriremo presto dove sono i nostri genitori, ma per il momento concludiamo qui questa puntata. Mi raccomando, continuate a seguire la serie e condividetela con i vostri amici. E non perdetevi tutti gli altri video che stiamo facendo. Un saluto a tutti dal vostro comando Wolf. Ciao a tutti, ragazzuoli.